Saluto a tutti e bentornati su Zenith Fatto. Allora, avevamo lasciato il nostro pupo qui con la scimmietta dopo essere scappati alla prigione demoniaca. Quindi vediamo un attimo cosa si deve fare, cosa bisogna fare. Vediamo, c'è una specie di diario, qualcosa che ti dice un po' le missioni. Sì, questo giornale. Allora, TMX. C'è niente da fare. Perfetto. E il mio capo qua? Perfetto, dammi qualche missione. Beware, Festage. Where should You I must go? find your own Avevo path. già detto, quindi niente a posto. Niente, esploriamo, ragazzi. Ok, siamo appena stati liberati, vediamo sta cosa, vabbè. Sembra come bravo a ballare. Vabbè, dai, torniamo alla nostra prigione. Che scale ci sono? Alla faccia dei gradini ripidi, porco cane. Si può fottere niente qua. Ma posso esserci. Un libro. Ah, provvisioni buono, buono, buono. È vero che leggendo i libri può aumentare le... Buono, 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 buono. Aumentare le abilità leggendo i libri, è vero, cavolo, me l'ho completamente dimenticato. Vediamo se qua. Sì, le mani è aumentato, buono. Ottimo, direi. Direi, ottimo, direi. Mettiamo qua. Arco aumentato di 2 a 2. Questo cos'è? Va bene. Vero, abbiamo preso nello zainetto. Oh dai, esploriamo il mondo. Che bel mondo. Ah, ve lo dico, graficamente, nonostante comunque non necessiti comunque di grandi requisiti, non abbia comunque grandi requisiti minimi, il vecchio computer che c'ha 4 anni, 5 anni, non lo reggeva. Per questo la beta l'ho dovuta giocare poco e niente, quindi se dovete prenderlo assicuratevi che, cioè, che avete un computer che possa farlo girare. Porca di quella morta. Io li odio sti cosi. Puttana miseria. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Dark Magic aumentata a 5. Ciao amica, Mungen. Ecco qua la missioncina. I was worried you'd never wake up. You slept all the way from Canarthi's roost, right through the hurricane. You don't... He was headed to eat. Oh. Tutti guardando la mappa. Vediamo la mappa anche noi. Questa qua deve essere una cittadina. Cioè, è una cittadina. In senso deve essere. Qua c'è un po' di crafting. Un po' di mercanti. Mi stress. Non ci andrò da quella allora. Ok, dai, esploriamo. Vedi, comunque graficamente fa la sua porca figura, eh. Non è per niente male. Cioè, se su Xbox One ha questa grafica, oh, quanto di cappello. Poi, non lo so se qua ci sia o meno... Se qua ci sia o meno un... Non fa aumentare un cavolo, fa male. Ci sia la possibilità di comunque farsi una casa o queste cose comunque come un po' come Archeage, che ti fabbrichi la tua casa. Se si può veramente devo dire addio alla mia vita sociale perché
Mi sta piacendo non poco sto gioco. Non poco. Veloce, veloce, corri, corri. Questa cos'è? Hello. Winded Twilight. No, Booker Bahar. Non capisco cos'è sta roba. Se sono sti cose, Clan Fear. Non si possono uccidere. Che roba sono? Oh cazzo! No, scusatemi! 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 L'hanno ucciso! L'hanno ucciso! Figli di puttana! Now upstanding, remember back by the road. Ma dai! Fai te che storia! Stronza! Bastardi e stronzo! Morite, tutti e quattro! Vi odio! L'hanno ucciso! L'hanno ucciso! Perché qua non c'è la minimappa, ma c'è questo... in mezzo in alto lì c'è questa specie di bussola, linea bussola, e ti segna le missioni da fare o i punti di interesse. I'm a stanio. I'll just write help. Good. I want you to speak with I see you prioritize well. Well, what are you waiting for? You hit your head off Galavan probably. Questo schiacciando a caso, eh. No, basta, non lo faccio. Allora, dove devo andare? I'm busy here. Away with you. Well, I'm sure. Find the deployment plan. Ma sono indeciso se fare in prima o in terza persona. Secondo voi? Bandito? Assassino? Sono stato troppo lento. Sapevo cosa fare. Ma è uscito adesso. Stai tranquillo qua fuori, non ha visto uscire nessuno, eh? Steward Hemingway. Non parlare col tipo qua. La tipa, che tipo? Cerca qualcosa di un veleno. Andiamo a vedere. Cerca le prove del veleno. Scappa! Scappa, Azumi! Questo ti vuole far fuori! Però è un soldato e non lo posso attaccare. Se no poi uccide me. Questo? Ah, l'abbiamo trovata, eh? Piccola maialina. Hold it right there. Ah, ma vedi, allora non era un soldato vero e proprio. Ah, sì? Entra col mio pupo. Vai, pupo. Fagli una magia. Ah sì, ho finito la cosa. Vai pupo. Grande. Minchia, però se sei brutto, eh. Allora. Did you find anything? Thank the stars. A uniform? Capitan. Ma. So c'è un libro lì da prendere, ma non fregare. Devo parlare col capitano della guardia Ultracazzuto. Che è? Qua. Tell me what you found. Good, good. Look, I hate to rush you, but I have another task. We've no time for. Just hold it. Per la regina. Regina di cosa? Allora, dobbiamo andare di qua. Ma deve esserci qualche problema con le cose avvelenate. E noi stiamo cercando di scoprire cosa, chi e cosa sta facendo cosa.
kindly step back. We have a situation here. Ah, help from the captain. Allora, già mi capivo un attimo. Inside we've cornered a dangerous mer. He's wanted by the crown, has valuable information. I need him alive. Just get in there and get ah, che è chiuso dentro, quindi se dice che si vuole suicidare, se provano ad entrare, quindi voglio prenderlo vivo. Ed è qui, entro in gioco io. Facciamo parlare e loro lo... gli passano da dietro. Get back! One step closer and I'll cut my throat! Why should I trust you? Allora, mi stai indietro o mi taglio la gola? No, no! Sono, non sono con le guardie, voglio solo parlare. Casualmente passavo di qua. Perché ti devo credere? Vuoi veramente morire? Io sono la tua unica possibilità. Va bene, va bene. Però, non fare niente, solo entra. Sto entrando. Ah, che cacchio stai combinando, amico? Fasion. Tu non sei una guarda, grazie alle stelle. Non abbiamo molto tempo, veloce. Perché tempo? Cosa stai parlando? Loro stanno arrivando. Io sono solo... Ah, tu lo sai che... Io lo so che tu sei solo una distrazione. Ascolta attentamente. Capitano Astania, quello come abbiamo parlato prima, la capitana Astania, quello lì, è corrotta. È un membro del gruppo Veiled Heritans. Non so cosa vuol dire. Che cosa? Stanno pianificando di assassinare la regina al tempio. Devi sbrigarti. Devi sbrigarti, insomma, dai. E salvarla. Hai qualche prova? No. No, nessuna prova, solo visto e sentito. Avvisa la regina, bla bla bla. Arrivano le guardie. Cosa c'è di... Eccolo qua, arrivato. E ora? Vabbè, ma un sottotitolo potevate metterlo. Ecco, l'hanno preso. Allora, parliamo con il nostro amico. Buon lavoro. Don't worry. He'll receive a fair trial. The captain is always very even-handed in her pronouncement. Non preoccuparti, non gli faremo niente, bla bla bla. We'll see that this man is taken to a cell. With respect, of course. Portiamo in una cella. Completa apposta. Cool like the scales of Auriel you are. Livello 4. Cominciamo a salire di livello. Livello up. Eccolo qua. Eccola qua. O eccolo. Come una donna. No, c'ha le tette. Una donna. Una brutta donna. Cioè, donna. Una brutta elfa alta. Come sono arrestato? Ma porco cane. Guarda, te, fa la cosa giusta una volta ogni tanto e ti sbattono in galera. Parla. Vuoi farmi uscire? Sì, per un prezzo. Ho preso un cavolo del tuo ultimo pezzo, però ci fa uscire. In cambio di... un qualcosa. Boh, adesso vediamo. Saliamo. Andiamo un po' in terza persona a vedere com'è. Devo andare di qua. Ma perché mi rompi i coglioni? Io ti faccio fuori, Porco cane. Spacco in due, te lo giuro. Ma porco, sbaglio sempre i tasti. Ah, devo usarlo.
Ah, il travestimento. Ok. Questa è la regina. Buongiorno, regina. Vediamo com'è. Sembra incazzosa, lasciamola stare. Explain yourself. Entra nel tempio. E vediamo se è tutto vero. Eccoci entrati. Vediamo. Dovrebbe esserci. Ah, vedi? Vedi? C'è il complotto. Steward Hemingway. You. I'm sorry. I was wrong. Ci stavano i sottotitoli, ostia. Watch out. On the balcony. It's Estonia. It's a trap. Anselmo. Brucia. I see you've met my latest. Esiste l'autocombustione. Estonia. Va a bruciare di stomaco questo. Come down here and face me. Our queen has betrayed us. I wanted her head. I'll settle for yours. Kill them. Ma qua? Non parlando a... Blocchiamo il pupo. Sì, ma deve aiutare me, non lui. Proviamo il quarto. Ti ho fatto male. Ti ho fatto male, pertanto però dobbiamo prendere le cose, perché sennò poi sparisce. Baboom! Bella sta mossa, mi piace, mi piace. E anche l'effetto sonoro baboom. Muori! Ma perché mi devi colpire a me? No! Ho cancellato il mio pupo. Perché devi colpire a me? Porco padre. Eh no, però bisogna... un attimo raccapezzarci qua, perché stiamo facendo veramente una figura pessima. The Dominion won't last. The veiled inheritance will see to that. The Dominion will last long after your corpse cools. Now come down here and face your death. Adesso vieni qua ad aiutarmi. Muori! E? R. Questo no. Ah, vedete anche se c'è... No! Ma mollami! Morta! Puzzona! Mi dei pantaloni, meno male. In giro mutande. Tutto la vestaglia e niente sotto. Dai, basta, non mi interessa. Ma boh, ragazzi, dai. Io direi che per questo video possa bastare. Abbiamo visto comunque meno male un po' di combattimenti. Con dietro il ciliegio, guardate che immagine evocativa. Comunque abbiamo visto un po' di combattimenti, non è male, bisogna prenderci un po' la mano perché è un macello comunque, perché qua devi, almeno col mago devi stare lontano, appena ti colpiscono, c'è poca vita, armatura leggera, quelli lì ti massacrano di botte, il macello. E anche i poteri, devo capire un po', mi sono confuso, perché comunque avevo dato, avevo lì il pupetto, poi mi è andato via, poi l'ho richiamato, ho perso un casino di magica così alla cavolo. E ho rischiato anche di morire a un certo punto, era tutto rosso. Vabbè, però l'impressione generale è positiva, un bel gioco, un po' alternativo rispetto al solito, che è già meno alternativo. In sostanza un MMO, però è su base di Elder Scrolls, quindi molto simile a Skyrim e Oblivion. E secondo me, se vi piacciono quei generi lì, fateci un pensierino, soprattutto adesso che hanno tolto il canone mensile, si può veramente pensare di comprarlo.